Bentornati con l'aggiornamento V49 per MetaQuest. Tra ambienti bellissimi ed anche particolari, un'opzione per non farsi disturbare, nuove impostazioni per le famiglie e il Quest 2 potenziato in automatico. Tu non devi fare assolutamente niente. Io sono Lumior e abbiamo un po' da vedere. Iniziamo con gli ambienti. Il primo si chiama Polar Village, forse il più bell'ambiente che c'è su Quest 2, a mio parere. Sarai circondato da questo villaggio innevato, vedendo un'alba bellissima, delle calorose torce e la maestosa aurora boreale. Veramente eccezionale. Ho vari ambienti custom, ma questo mi piace davvero un sacco. Mi ricorda addirittura Moss 2. Il secondo ambiente, Abstraction, come da nome è decisamente meno convenzionale, più astratto, con tante linee che non si è certi da dove iniziano, dove finiscono e che ruolo abbiano. Entrambi gli ambienti, come tanti altri che arriveranno in futuro e alcuni che già c'erano, verranno aggiornati permettendo di spostarsi nella propria casa, che tra l'altro lo si può fare anche con il menu aperto. Questa cosa è fighissima. Speriamo che rendano personalizzabili questi ambienti un po' di più, magari poter posizionare degli oggetti, perché effettivamente ne hanno un po' bisogno. Una cosa di cui non abbiamo bisogno a volte sono le notifiche, però. Meta fa l'esempio che mentre si gioca succede delle volte di ricevere notifiche, magari in mezzo ad una partita o in un momento in cui non puoi fermarti dal giocare. Allora, con la nuova impostazione non disturbare ti permette, quando attivata, di non riceverne. Quelle che verranno effettivamente mutate sono quelle più invadenti, come notifiche di quando un amico inizia a giocare. Ma se ci sono delle notifiche più importanti verranno comunque mostrate, anche se c'è una modalità non disturbare che silenzia le notifiche in qualsiasi situazione, e tutto ciò si trova nella sezione notifiche nelle impostazioni, e qui troverete l'opzione non disturbare e vi basta attivarla. Poi, per aiutare i genitori a supportare i loro pargoletti nell'utilizzo di un Quest, con l'aggiornamento V49 Meta rende più semplice configurare e gestire gli strumenti della supervisione parentale. Gli utenti ora possono accedere a impostazioni, strumenti e risorse educative usando la nuova pagina Family Center. In questa sezione i genitori possono trovare risposte alle domande più comuni, scoprire quali strumenti di sorveglianza genitoriale sono disponibili e apportare modifiche alle impostazioni già esistenti, per limitare per esempio l'accesso ai giochi e alle app, o per vedere gli acquisti effettuati e il tempo trascorso in VR. Tutto questo direttamente su internet, cosa che per certi genitori, come dire, meno aggiornati, invece di usare un visore o un'applicazione MetaQuest, diciamo che è un aiuto, ecco. Inoltre, Meta espande i modi in cui la supervisione parentale può essere configurata, rendendo più semplice per i genitori invitare ai loro adolescenti a configurarla. Prima, infatti, bisognava chiedere al genitore di poter aprire o meno un'applicazione. Ora invece lo si può fare direttamente tramite una richiesta singola, specificando cosa si può o non si può fare, così da scegliere di accettare le richieste in modo più trasparente e decisamente più veloce. E sapete cos'altro è veloce? Sì, il vostro MetaQuest 2. E finalmente abbiamo il Quest 2 migliorato. Ebbene sì, per chi se lo fosse perso, il Quest 2 verrà potenziato. Volete sapere di quanto? Beh, prima il Quest 2, per avere questa miglioria, bisognava premere il tasto d'accensione e fare dei magheggi, dei passaggi particolari. Ma Meta con questo aggiornamento lo rende automatico. In sostanza la GPU passa da 490 MHz a 525, che permette agli sviluppatori di spremere ancora di più il Quest 2. È pazzesco quanto si possa fare via software, un chip che continua a migliorare e migliorare, cioè è assurdo. Quindi, essendo tutto automatico, sarà il visore a rendersi conto se il gioco ne avrà bisogno o meno. Certo, gli sviluppatori possono mettere mano ai giochi e fare altre magie. Sappiamo cosa succede quando qualcuno lo fa per davvero. Guardate Red Matter 2. Nello specifico si parla quindi di un aumento del 7%. Ebbene, sì, sembra poco, ma questo basta per far girare molto meglio i giochi. Clicco qui per vedere questo video che YouTube ti consiglia, a quanto pare, e io come sempre sono Lumior. Ciao!